Watch me, yeah, yeah. Here I go, yeah, yeah. Watch me, yeah, yeah. Here I go, yeah, yeah. Watch me, yeah, yeah. I never say no, yeah, yeah. Carissimi telespettatori, ben ritrovati, un nuovo appuntamento di un giorno da sempre dagli studi di Tris in Siracusa. Noi diamo il via ad una nuova puntata. Quest'oggi saremo degli allenatori di pallamano e lo facciamo grazie al nostro ospite qui presente, Peppe Vinci. Grazie per essere qui. Buongiorno. Con noi. Oggi parleremo di quelli che sono le emozioni, ma anche le fatiche di avere a carico una squadra che parliamo posta in una bella classifica a livello appunto nazionale. Andiamo subito a parlare dell'Albatro. Peppe Vinci, da quanto tempo guidi questa squadra? Beh, io sono nell'Albatro dal 2000, e tranne un breve periodo di un paio d'anni a cavallo fra il 2010 e il 2012, diciamo, sono sempre stato in società con mansione prima di giocatore e dopo di allenatore, ma diciamo che tutto questo nasce, questa continuità, da una passione che condivido insieme a degli amici all'interno della squadra e soprattutto grazie alla passione di tanti ragazzi che ci seguono. Come sono cambiate le emozioni quando si scende in campo, prima da giocatore e adesso da allenatore? Beh, diciamo che da giocatore c'è più spensieratezza sicuramente, più incoscienza sportiva. Da allenatore bisogna essere un attimino più responsabili e soprattutto più calcolatori di quello che succede all'interno del campo, saper prendere la decisione al momento giusto, e questo soprattutto si acquisisce con un po' di esperienza. Peppe, quanti siete squadra, dove vi allenate e quante volte a settimana? Beh, la squadra si allena, siamo un gruppo, la rosa è formata da un gruppo di 18 ragazzi, e ci alleniamo tutti i giorni al palazzetto dello sport, facciamo anche tre sedute al mattino, fanno i determinati giocatori, di cui due in palestra e una sul campo, quindi diciamo che ci alleniamo, facciamo 8 allenamenti a settimana, diciamo che per una squadra di Serie A è un buon risultato questo di fare 8 allenamenti, anche se forse ne servirebbe qualcuno in più, ma tutto questo è dettato soprattutto dalla grande disponibilità che troviamo nei giocatori e nella voglia che hanno di conseguire un risultato. Una città come Siracusa, quindi parliamo di una posizione geografica un po' particolare, in questo caso è determinante nell'allenamento dei ragazzi rispetto ad una squadra del nord? Ma guarda, Siracusa è stata per anni sempre un'icona della pallamano nazionale, però sicuramente siamo un pochettino distanti dal fulcro di quello che è il movimento nazionale, perché in Sicilia abbiamo poche squadre, ma abbiamo una sola squadra in Serie 1, e quindi sotto questo punto di vista ci crea qualche problema nell'organizzare amichevoli allenamenti, mentre al nord Italia, essendo in un fazzoletto di terra molto più ristretto, essendoci molte più squadre, diciamo, sono molto più agevolati. Ecco, noi abbiamo la fortuna di vivere un clima mite rispetto a loro, quindi sotto questo punto di vista nell'arco della stagione riusciamo ad allenarci sicuramente meglio. Là magari sai, problemi di del tempo, magari negli spostamenti dei giocatori c'è qualche problema, però sicuramente al nord hanno delle strutture molto più adeguate delle nostre. Ma vediamo il nostro primo contributo. Commentiamo insieme. Allora sì, questo è Christophe Zuniga, un ragazzo che è venuto dalla Francia a giocare qui a Siracusa. Questo invece è una leggenda della pallamano mondiale, Zdravko Zovko, che ha vinto gli scudetti con l'Ortigia e che sicuramente è quello che ha lasciato il segnale maggiore nella pallamano a Siracusa. Adesso è un grande allenatore, è stato sempre un esempio per i giovani, è stato
una guida ed è una guida tutt'oggi per tutti gli allenatori, ecco. Un esempio difficilmente raggiungibile, ecco. Beh, qua quando siamo ritornati in A1, dopo che la società dall'elite aveva deciso di ricominciare da zero, dalla B, questa è quando abbiamo l'ultima giornata contro il Marsala che ha sancito la nostra promozione. Questo è ancora quando il sottoscritto calcava il campo, nel lontano 2004-2003, e queste sono una nidiata di giovani che qualcuno adesso continua a giocare, come il nostro capitano Andrea Calvo. Gli altri un po' per un motivo o per un altro si sono un po' perduti per motivi di lavoro, di studio. Qualcuno non gioca più come Augello e Rosapinta, però diciamo che questa è stata la base dell'Albatro che poi ci ha permesso adesso di calcare i vertici della pallamano italiana. E qui siamo in una trasferta a Merano. Con Marco Bellavia e Corrado Bronzo, sono due ragazzi che hanno fatto la storia di questa società, soprattutto Corrado Bronzo è uno che ha vinto gli scudetti con l'Ortigia ed è stato l'ultimo, diciamo, dei nazionali importanti del Siracusani che ha giocato i mondiali di Kumamoto. E questi erano i tempi dell'elite, avevamo un direttore tecnico, un direttore che faceva anche da direttore generale, Bojan Levistic, abbiamo Camille Heinz, Sanchez, Fusina, che adesso negli scorsi anni ha vinto lo scudetto come allenatore a Bolzano, sempre Marco Bellavia. Ecco, questi sono dei ricordi importanti soprattutto sono delle immagini che facciamo vedere ai più giovani per capire un attimino cosa gli può dare lo sport, cosa gli può dare la pallamano in funzione anche del loro proseguimento nella loro vita. Perché io credo che avvicinarsi allo sport è una cosa importantissima per i giovani e soprattutto li distrae dai tanti problemi che ci sono oggi nella vita quotidiana. Da che età si parte, diciamo, si può iniziare a praticare questo Ma guarda, sport? noi adesso li Intanto. prendiamo dagli 8 anni. Questa è una foto di qualche anno addietro, quando avevamo in una finale del campionato Under 16 ad Alcamo. Ecco, questa diciamo, è l'espressione del nostro vivaio. La maggior parte di questi ragazzi ci seguono da qualche anno. Ogni anno abbiamo nuovi iscritti. La nostra società conta circa 120 affiliati. E questo per noi è un risultato importantissimo in uno sport che a Siracusa è poco seguito nelle scuole, e quindi per noi avere 120 tesserati oggi è un grande risultato. Ecco, qui sì, qui abbiamo fatto un campus in una struttura ricettiva qui a Siracusa. D'estate organizziamo un campus di circa 4 giorni dove facciamo giocare, insomma, questi ragazzi a pallamano, li teniamo uniti, facciamo fare giochi in piscina, al mare, insomma, cerchiamo di tenerli insieme anche quando finisce tutta la stagione agonistica. E qui è quando siamo andati a prendere un giocatore in Slovenia. Stavamo comprando un giocatore qualche anno fa quando eravamo in elite. Questo è il presidente, al centro c'è Marco Bellavia e poi il presidente della squadra, Vito Laudani, diciamo con il quale ci conosciamo da sempre e condividiamo questa passione ci porta sempre a cercare nuovi stimoli e nuovi obiettivi. Questo è importante per andare avanti. Sarà stato un ottimo acquisto, lo vedo dall'espressione della tua faccia. Ma quella era una foto dove anche durante il periodo estivo ci cimentiamo nella sabbia a giocare a pallamano, teniamo uniti tutti i tesserati, abbiamo in passato abbiamo invitato anche qualche squadra della Sicilia. Insomma, la pallamano deve essere un momento di aggregazione, questa è la cosa più importante per noi, perché quando c'è un'unità di intenti, c'è aggregazione, si può arrivare anche a fare dei buoni risultati sportivi.
Cerchiamo di promuovere un attimo questa tipologia di sport. Quali sono i vantaggi di praticare pallamano? La pallamano può sembrare uno sport cruento, ma non lo è. C'è un buon contatto fisico, ma soprattutto la pallamano è da associare molto al rugby, spirito di squadra, unità e soprattutto la prima cosa importante è il rispetto dell'avversario, quello che troviamo nel rugby. Quindi i ragazzi riescono ad avere un ottimo spirito di squadra, c'è poco individualismo e quindi rispetto ad altri sport magari è molto più aggregante, è molto più importante per la crescita dei ragazzi. Quindi anche una palestra di vita in un certo senso. Ma sicuramente perché io credo che poi soprattutto quando pratichi uno sport cosiddetto minore, diciamo, vuoi emergere a ogni costo, allora magari ti impegni un po' di più per raggiungere il tuo obiettivo. Continuano sempre a scorrere le nostre foto. Ecco, e questi qui sono i nostri giovani che li abbiamo facciamo fare un po' di esperienza anche nel periodo estivo. Questo è il Misano Adriatico, un torneo giovanile al quale abbiamo partecipato per 3 anni di fila ed è una palestra importante per la nostra società. Ma io chiederei, ecco. E questo è mio figlio che ho contagiato nella passione per la pallamano. Qualche anno fa, quando ero un pochettino più durante la trasferta di Misano Adriatico, adesso è un po' più grande e sta provando a entrare anche lui in questo circo della pallamano più diciamo dei più grandi. Ma è stato un contagio voluto oppure no, trasmesso così per geni? Assolutamente no, è stata una sua iniziativa, perché prima aveva iniziato come tutti i ragazzi a giocare a calcio, dopo ha giocato a basket, poi ha giocato a pallavolo e infine si è appassionato della pallamano, ma senza nessuna mia influenza assolutamente. E quando a casa gli sarà capitato di guardare qualche foto del papà in ambito sportivo? Quali sono stati i suoi commenti, magari le sue curiosità? Ma guarda, ti dirò che all'inizio lui rifiutava di venire a vedere la palla a mano, non gli piaceva. Adesso, che è diventato un po' più grande, diciamo, mi dice: papà, sono un po' pentito di non essere venuto prima, perché capendo cosa gira attorno a tutto questo nostro mondo, a questa famiglia che è la palla a mano, forse crede di essersi perso qualcosa, ma ancora ne ha tempo per recuperare. Allora, la nostra trasmissione prevede che a un certo punto noi dobbiamo dare la linea tassativamente al nostro Buffa, perché in questa circostanza è andato a trovare un altro amico. Vediamo di chi si tratta? Guardiamolo insieme. Eccoci qua in un'altra puntata di Stefania Calarne, Un giorno da. E chi non poteva mancare nella trasmissione? Un famoso. Un ex politico, un bravissimo medico sportivo. Ma regà, lei è solo come medico sportivo a Siracusa? No, c'è il dottor Comitini, il dottor Napolitano, il dottore Fucile. Ma io solo a lei sembra interessare. Vuol dire che è più famoso? No, questo lo dice lei. Allora, dottore Caldera, siccome in studio abbiamo, insieme a Stefania Calanni, Peppe Vinci, che è l'allenatore di pallamano, sì. E mi pare che sia, come mi ha detto ieri sera Stefania, con alcuni giocatori. Dottore, che cosa devono stare attenti come prevenzione i giocatori di pallamano? È uguale come la stessa attività che fanno i giocatori di calcio, il boxer oppure altri? Allora, intanto un saluto a tutti i nostri spettatori e un saluto particolare a Peppe Vinci, che le auguro un buon campionato. Allora, non sapevo se è primo. No, non lo so, seguo molto poco io la pallamano. Allora, per quanto riguarda la pallamano, sicuramente a differenza del calcio è uno sport particolarmente stressante e la patologia traumatica che li coinvolge è molto più seria rispetto al calciatore, perché coinvolge e interessa anche gli arti superiori, spalla, gomito, mano. Scusi, quindi, dottore, lo stop, non perde il filo. Siccome la persona, lei è molto bello in faccia, simpatico, così dicono le donne, non lo dico io. La prego cortesemente di guardare qua così, guarda, perché lei sta guardando nel cielo. Non so se aspetta qualche bella notizia. No, non so, ma io non è che sono uomo di teatro come lo sei tu. E quindi mi devo adeguare.
Quindi, come ti stavo dicendo, la pallamano è uno sport particolarmente stressante per le articolazioni degli arti inferiori, è ovvio perché è basato su balzi, salti e corsa come il calcio, ma a differenza del calcio vengono coinvolte anche le articolazioni degli arti superiori, quindi la spalla, il gomito, il polso, le dita. E quindi diciamo che i traumi della pallamano sono molto più seri. Lei ha avuto occasione di avere qualche suo paziente che fa sport di pallamano? Sì, ne ho avuto parecchie, con problemi sia per quanto riguarda le ginocchia ma anche di spalle. E quindi ti posso garantire che sono traumi seri, complicati nella loro gestione, e il recupero funzionale richiede un'adeguata riabilitazione prevalentemente propriocettivo, proprio per ricondurre all'attività agonistica l'atleta. Dottore Calderella, scusi, che consiglio possiamo dare? Forse non ne hanno bisogno ai loro tecnici, oppure ai massaggiatori o ai medici, che mi pare che è obbligatorio avere un medico nella squadra di pallamano pure? Sì, l'obbligo della figura del medico è obbligatorio. La cosa che posso consigliare è quella di indirizzarle da me appena si fanno male. No, ma al di là della battuta, voglio dire, non sono... Sì, battute, lei mi ha messo tutto. Non so, oggi l'acqua, qualità della preparazione atletica, proprio per raggiungere performance atletiche significative, è necessariamente delegata a figure professionali, sono laureati in scienze motorie, sono allenatori che seguono dei corsi di qualificazione, di perfezionamento di alto livello, quindi non hanno bisogno di consigli del medico sportivo. È ovvio che se un consiglio posso dare è quello di non soprassedere ai primi sintomi o segni clinici di patologie, per esempio da sovraccarico funzionale, che sono la prima fase prima che si innesca un problema più serio, perché l'evento traumatico o distorsivo o da lesione muscolare, è ovvio che con l'adeguata preparazione, con l'adeguato riscaldamento, questa è la prevenzione. Però nelle patologie da sovraccarico funzionale, quando riguardano prevalentemente tendini importanti come il tendine d'Achille o il tendine rotuleo, o nella fattispecie della pallamano anche i tendini dei muscoli della cuffia e del rotatore, allora io direi che non sottovalutare i primi segni clinici di sofferenza di queste strutture. Dottore, ne approfitto, non parlavo di pallamano, dato la sua presenza, sono i tifosi del calcio, ma come ne ho donato il dottore Calderella e non gli hai chiesto nessuna notizia sul Siracusa Calcio, come lo trovo quest'anno sto Siracusa? Lei mi pare che è il medico sportivo, sì, della certo. Società. Sì, certo, il Siracusa Calcio è quest'anno... è una società che milita in un campionato dilettantistico, ma di dilettantismo non ha assolutamente nulla, perché ci sono fior fiori di professionisti, dalla dirigenza, proprio con la presenza della signora Marletta, che è riuscita a dare un'impronta professionale all'ambiente. Pareva una squadra di Serie A, non sto scherzando. Ma poi è stata affidata ad un tecnico che conosco benissimo, perché è stato con noi quando abbiamo sfiorato la Serie B, o meglio abbiamo vinto il campionato di C, ma poi per le vicissitudini non siamo riusciti ad approdare in Serie B col mister come si chiama? Allenatore Siracusa? Non mi viene. Lo fa apposta, è sottile. Sottile. Apposta. Lo fa apposta, è che è amico di Invangio, un sottile. Ve lo dice Buffo. Ma io sono molto amico di Laneri. No, fatto bene, perché mi ha messo alla parte. Dato che io ho 63 anni, ci vediamo se... E sono un paziente del dottore Calderella, spesso volte mi ha curato anche la memoria. Vediamo se sei guarito. Sono guarito. Sì, sei guarito. Anzi, troppo fine c'è questa memoria. Comunque, io, al di là degli scherzi e delle battute, io conosco molto bene la professionalità sia di Andrea Sottile che di Laneri, sono figure importanti nello scenario dello sport calcistico di questo livello, e non per niente sono giunti dei fiori di giocatori che per questi campionati sono assolutamente una chicca, ecco. Per cui è elevato il tasso tecnico, ciò non vuol dire che essere molto bravi significa vincere sempre,
perché il Siracusa Calcio oggi rappresenta la società da battere. Quindi... Non mi faccio dire la battuta, Bellini. Ah. Essere troppo bravo non è che sempre si può vincere, sì, con certo, il caso suo, che è, certo, è stato bravo politicamente, non è che è sempre vinto. Certo, anzi sempre è perso. Quindi da questo punto di vista, però una volta ho vinto, sì, con grande soddisfazione. E questo, le competizioni provinciali, queste sono state una grande soddisfazione per me. Tutti. Però questa è acqua passata, è meglio che chi piace fare politica la possa fare, è una cosa seria fare politica. Non può essere fatta da chi, come me, esercita altre professioni. Quindi con tutta la buona volontà e l'impegno che uno può profondere nella politica, occorrono gli spazi, i tempi giusti, cose che io non potevo e non volevo, e non piace sacrificare la professione per un impegno politico importante. L'ha fatto bene. Per quello che ho potuto fare, cerco di averlo fatto con dignità. Aveva sempre consenti, quindi vuol dire che l'ha fatto bene. Sì, dottore, scusi, per concludere, ce la fa quest'anno il Siracusa secondo lei? Io sono molto fiducioso. Il risultato finale è comunque la conseguenza di tutta una serie di conseguenze positive. Ha tutte le carte in regola per poter fare bene e per poter vincere il campionato. Se si vincesse ai punti, sicuramente sì. Ma siccome purtroppo si vincono raccogliendo i punti, quindi con le vittorie, e allora dobbiamo necessariamente aspettare domenica dopo domenica i risultati. Un augurio invece a Peppe Vinci e tutti i suoi giocatori. Che possono raggiungere i traguardi che loro si sono prefissati quest'anno. So che con grandi sacrifici riescono a portare avanti questi campionati difficili, e molto seguiti, se non popolare, ma molto seguiti dall'opinione pubblica di Siracusa. Io ritengo che anche loro, per i giocatori che hanno a disposizione, per la società seria che con tanto impegno cerca di portarla e poi essere portata avanti, io ritengo che possono avere le giuste soddisfazioni anche quest'anno. Grazie dottore, è stato un piacere sentirlo. Ogni volta che io faccio un programma, sempre e puntualmente lei è sempre ospite nei miei piccoli spazi. E scusi per la barba che me la sono dimenticata. Mi è stato detto, no, per io lei è buona. No, io pure c'ho la barba in Raul Bova, noi siamo. Mi è stato detto all'ultimo momento, stamattina avrei fatto la barba per venire da lei. Ma tu me lo potevi dire che anche io mi sarei prodigato. Allora, la prossima volta diciamo a tutti che una puttana me la mette e ce la facciamo. Ma qua. Non dobbiamo dare. Grazie, grazie Stefania Galanni e grazie agli ospiti. Arrivederci. Buona giornata. Abbiamo visto il nostro buffo in compagnia del dottor Caldarella, lo conosciamo un po' tutti, anche e soprattutto in ambito sportivo. È un ottimo medico sportivo, quindi conosciutissimo per le sue gesta nel calcio, nell'ambiente del calcio, però anche a noi della palla a mano ogni tanto da qualche mano, dai, glielo diciamo. Sì, sì. Allora, riprendiamo a commentare le nostre foto. Come no? E allora pregherei la regia di mandarle. Beh, questo è il rientro da una delle famose trasferte con i più giovani. Riuscirli a portare lontano dalla Sicilia, a giocare fuori, per loro è una grande scuola di vita, è un grande momento per stare un po' anche lontano dalle famiglie, imparare a vivere qualche giorno senza essere accuditi dai genitori. Però i genitori, diciamo, ci danno tanta fiducia sotto questo punto di vista, perché credo che riusciamo a trasmettergli delle informazioni positive, soprattutto nel modo di stare insieme. Ed è importante anche per i bambini? È fondamentale, e noi infatti sotto questa è proprio una foto che si riferisce a una trasferta di ragazzini, e per noi è il momento più importante della nostra attività. Questa è una serata di aggregazione, ogni tanto ci lasciamo andare a qualche serata di aggregazione mangiando una pizza, perché secondo noi il momento di condividere un pasto insieme è sempre un momento importante, e sotto questo punto di vista riusciamo ad organizzarci spesso per cercare di rendere ancora più unito il nostro gruppo. Ecco. Ma a proposito di cibo, c'è una dieta particolare che lo sportivo deve seguire? Ma io credo che
tutti gli sportivi abbiano un denominatore comune, riuscire a fare un'alimentazione equilibrata, soprattutto priva di quelle che noi diciamo consideriamo cibi non adatti alla pratica sportiva, che posso dire come le fritture, stare un po' molto lontano dagli alcolici, ecco, e riuscire a fare dei pasti equilibrati durante la giornata. È un po' difficile perché anche questi ragazzi, qualcuno di loro lavora, va a scuola, quindi riuscire ad avere una dieta ordinata ed equilibrata sono per loro degli enormi sacrifici, però devo dire che riusciamo a tenerli abbastanza sotto controllo. Importante è quello anche a livello... L'importante sì è questo. Vediamo se scorre qualche altra foto, ecco qui. Ecco, questi sono il presidente, questo a sinistra, Vito Laudani, l'altro è un consigliere, un nostro dirigente, il consigliere federale Placido Villari, con il quale abbiamo iniziato anni fa un'avventura quando ero allenatore dei Vigili del Fuoco, e nel tempo siamo rimasti insieme in questo circo della pallamano, e lui adesso è diventato un esponente importante della federazione e ci dà una mano anche nei rapporti con la federazione. Questo ai tempi dell'Elite, quando abbiamo fatto il campionato dell'Elite, le migliori 8 squadre d'Italia, abbiamo avuto l'onore di partecipare a questo campionato. È stata un'esperienza fantastica sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano. Ci ha permesso di girare l'Italia, ci ha permesso di grazie a un piazzamento che abbiamo fatto in Coppa Italia, siamo arrivati secondi nella fase finale della Coppa Italia, ci ha permesso di partecipare alle coppe europee, abbiamo giocato in Romania, abbiamo giocato in Serbia, insomma abbiamo portato alto il nome di Siracusa, ma soprattutto abbiamo accumulato un bagaglio di esperienza incredibile che poi negli anni successivi ci è servito tantissimo. Questa è una foto che ricorda, importante per la nostra società, perché è stata scattata quando abbiamo battuto per la prima volta, abbiamo vinto per la prima volta nel campionato di Elite contro il Merano. Venivamo da 5 sconfitte consecutive, quelle per noi è stato un momento importantissimo in quel campionato, dove eravamo diciamo dei novellini ancora. Ecco, questo signore, ormai signore possiamo dire, Fusina, che è stata per la pallamano italiana un vero monumento, ha giocato in nazionale, ha vinto gli scudetti con il Conversano, con il Trieste, adesso ha vinto gli scudetti da allenatore con il Bolzano. Io ho avuto la fortuna e l'onore di averlo in squadra, e se si può dire più che allenarlo, diciamo un pochettino dirigerlo, perché Fusina non aveva sicuramente bisogno dei consigli di un allenatore vista l'età quando è arrivato da noi, però sicuramente ha dato un buon contributo alla causa. Quando in squadra ci sono di questi elementi, quanto può influenzare gli altri? Beh, io credo che quando si hanno in squadra dei monumenti come Fusina, l'influenza può essere solo positiva. Bisogna prendere il meglio che possono dare questi giocatori, perché il loro bagaglio di esperienza deve servire agli altri e deve servire a tutto il movimento per poter crescere. La gestione diciamo che è importante da un punto di vista di spogliatoio, però poi sul campo, sai, quando si parla tutti la stessa lingua è solo un valore aggiunto. Non è un elemento magari di sottovalutarsi rispetto... No, assolutamente no, è solo una spinta in più per cercare di fare meglio, di arrivare, magari cercare di emularlo, ecco, sicuramente sì. Vediamo se c'è qualche altra foto da commentare. Ecco, la vedo alle mie spalle. Beh, questo è Luciano Brancaforte, è un ragazzo argentino con passaporto italiano, ha origini siracusane, ormai è da 3 anni che è con noi. Questa è una partita dell'anno scorso contro il Fasano, quando dopo tante volte siamo riusciti finalmente a battere i campioni. Siamo stati l'unica squadra che negli ultimi 3 anni nella regular season ha battuto i campioni d'Italia. E lui è stato in questi anni un elemento decisivo, e credo che lo sarà anche in questa stagione.
Abbiamo preparato dalla regia un piccolo spezzone di una partita, magari se ora la regia lo manda in onda, così magari vediamo di cosa stiamo parlando, ecco. Allora Peppe, dove ci troviamo? E qui siamo al Palazzetto dello Sport, è una partita dello scorso anno contro il Benevento. Ecco, noi veniamo giù, in questa settimana abbiamo giocato proprio a Benevento. E diciamo che, come si può vedere dalle immagini, il nostro è uno sport molto, molto dinamico, dove c'è un buon contatto fisico. È importante per espletare questo sport avere una buona preparazione, sicuramente tecnica, ma una buona preparazione fisica è all'origine di tutto ciò che poi esprime la squadra. Abbiamo anche un buon seguito di pubblico, degli appassionati, che soprattutto degli affezionati. Non c'è quel seguito di pubblico magari che puoi vedere allo stadio, però abbiamo un pubblico molto, molto affezionato, ordinato, ecco, che ci sostiene. E poi magari, come purtroppo devo dire in tutte le manifestazioni, quando magari hai un picco di notorietà, magari c'è un po' più di affluenza. Giochiamo al Palazzetto dello Sport, che è intitolato, come tutti sapete, a Concetto Lo Bello, una struttura fantastica che potrebbe sicuramente darci qualcosina in più. Non riusciamo in quest'ultimo periodo ad allenarci in maniera, diciamo, continua, perché abbiamo avuto qualche problema con il campo, che mi auguro il gestore riuscirà a risolvere in breve tempo. Niente, per il resto credo che se continuiamo su questa strada, la strada che ha intrapreso la società, con la valorizzazione del settore giovanile, con l'innesto di qualche giocatore straniero o qualcuno che viene da fuori per completare la squadra, credo che nei prossimi anni qualcosa di importante riusciremo a portarlo giù a Siracusa. L'Albatro ha un rito scaramantico? Ma sinceramente prima di ogni partita, prima di scendere in campo nello spogliatoio, facciamo un grido che non so se sia propiziatorio, ma è un grido che vuole esternare tutta la nostra quello che è la nostra energia, quello che è il nostro essere appartenenti alla nostra città. Noi, i ragazzi urlano "chi siamo noi, Iare tu sei", e questo per me è una cosa bellissima, perché è un senso di appartenenza alla città di Siracusa. Ci sono stati momenti nel quale vi siete sentiti però un po' trascurati dalla città di Siracusa? Beh, devo dire che ultimamente trascurati dalla città di Siracusa, se facciamo un esempio col calcio, il calcio fino a quando non comincia a fare risultati anche lui è trascurato, non è che ci sia tanta differenza. Devo dire invece che c'è stata molta sensibilità da parte di questa amministrazione a quello che è stato lo sport. Lo scorso anno siamo riusciti ad organizzare la Final Eight di Coppa Italia, l'amministrazione ci è stata vicina. Devo dire che per la prima volta in tanti anni che faccio sport, non succedeva dai tempi di Concetto Lo Bello, si è visto qualche amministratore presente al palazzetto, quindi per noi è stato un momento di grande soddisfazione. Ecco, qualcosa sicuramente sotto questo punto di vista rispetto agli anni precedenti è cambiato. Io so che hai portato altre foto, vediamo cosa ci fa scorrere la regia in questo momento nei nostri monitor e andiamo a commentarle. Questo è un ragazzo che ha lasciato il segno a Siracusa, e ancora oggi diciamo abbiamo dei benissimi ricordi con lui. Emanuele Adler, un,
un italo-uruguaiano, un ragazzo che l'anno scorso in porta ha fatto la differenza. Ecco, credo che Adler, subito dopo a Siracusa l'arrivo di Enzo Augello, sia stato il portiere più forte che sia mai venuto a Siracusa in tutta la storia della pallamano siracusana. È un ragazzo che per motivi di studio è dovuto tornare in Uruguay e che quest'anno abbiamo sostituito con un portiere altrettanto valido di siciliano che è Giuseppe Errante e che lo scorso anno lo avevamo incontrato da avversario con il Romagna. Però devo dire che l'anno scorso Adler veramente ci ha tolto un sacco di castagne dal fuoco e soprattutto come ragazzo era riuscito col suo carattere molto molto imponente, era riuscito a trasmettere a tutta la squadra una grande grinta, una grande consapevolezza delle proprie forze. Ed è qualcosa, un ragazzo che ci manca tanto nello spogliatoio. Ecco qui un'altra foto. Questo è, insieme ad Andrea Calvo, questo qua è un ragazzo che è frutto del vivaio dell'Albatro, Mattia Calvo. Un figlio d'arte, diciamo, perché il papà prima ha giocato a pallamano, è stato uno dei pionieri della pallamano a Siracusa, Gianni Calvo, e adesso anche il figlio si è appassionato di questo sport. È un ragazzo molto giovane ancora, però che ha un'esperienza, un bagaglio di esperienze incredibili alle spalle ed è uno dei perni della nostra squadra. Questo è un motivo di soddisfazione quando abbiamo dei giovani siracusani che riescono a essere perni della squadra, sicuramente per noi. È un motivo di soddisfazione, soprattutto ci fa capire che insomma, il nostro lavoro col tempo darà i suoi frutti. Beh, una storia che si ripete, in casa Vinci, in casa Sì. Calvo. Allora, qui c'è un'altra Questo è foto. Massimo Murga, anche lui un italo-argentino. Ecco, noi Siracusa è forse una piccola colonia di argentini. In passato abbiamo avuto anche i fratelli Viscovic, abbiamo avuto Arias, abbiamo avuto altri argentini, diciamo, che ci hanno lasciato tanta esperienza, tanti bei ricordi. Noi a Massimo Murga l'anno scorso ci siamo lasciati perché anche lui è dovuto rientrare in Argentina per motivi di lavoro e abbiamo sempre una porta semi aperta nei suoi confronti, sperando che ci possa raggiungere prima della fine del campionato. Sarebbe un ottimo acquisto per il proseguo del campionato. È un guerrigliero, un ragazzo battagliero. Questo invece Dinko Dedovic, la nostra punta di diamante, un ragazzo bosniaco molto giovane, che però ha dei numeri veramente incredibili. E lo scorso anno non lo conosceva nessuno, l'abbiamo portato qui a Siracusa, ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore con dei margini di miglioramento incredibili e nel momento in cui ci sono difficoltà riesce a essere molto, molto incisivo nelle nostre manovre. E mi auguro che possa restare a Siracusa per molto tempo, perché diciamo, abbiamo puntato molto, molto su di lui. Lo so comunque, Peppe, che nello sport la parola non serve tanto, ma come fanno questi giocatori a comunicare fra di loro essendo di nazionalità Beh, diverse? devo dire che gli argentini parlano tutti l'italiano, quelli che abbiamo preso, anche perché hanno doppio passaporto. Dedovic nel giro di 20 giorni è riuscito, diciamo, a farsi capire immediatamente e ha preso subito l'italiano. Oggi parla l'italiano anche con cadenza quasi dialettale siciliana e questo per noi quindi è una cosa importantissima. E diciamo che i problemi di lingua possono esserci quando tu trovi magari una squadra formata da più stranieri come era nel momento dell'elite, però devo dire che rispetto a noi italiani questi ragazzi hanno una capacità soprattutto una voglia di apprendere la lingua che è diversa da noi. Noi siamo un po' più pigri, credo, sotto questo Sotto punto di questo punto vista. di vista. Vediamo se ancora c'è qualche altra foto da commentare. Questa è una panoramica, diciamo, della nostra Panchina. panchina. Abbiamo Massimo Canto, che è il nostro direttore sportivo, Francesco Rosapinta, che fa parte dello staff tecnico, della società, Gabriele Di Stefano, Angelo Mincella, che è uno dei senatori di questa squadra, che è il secondo portiere, ma riesce a essere sempre decisivo e importante nei momenti in cui viene chiamato in causa. Abbiamo Federico D'Alberti, Piero Ragusa,
insomma, il nostro nucleo storico di questa squadra. Quali sono le prossime gare in vista appunto del campionato? Ma adesso noi abbiamo, prima dell'interruzione natalizia, tre partite importanti con Gaeta in casa, poi giochiamo a Conversano uno scontro diretto, dopodiché giocheremo in casa il derby siciliano con l'Enna, tre partite importanti che in caso di tre vittorie, diciamo, ci garantirebbero intanto quasi sicuramente l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, che si disputerà a marzo a Pressano, in Trentino Alto Adige. È inutile fare la domanda quali sono gli obiettivi della squadra, l'abbiamo già detti, ma parliamo invece di quelli che sono le aspettative, nel senso che magari hai detto c'è qualche porta aperta per qualche giocatore, e, come vi sentite? Ma le aspettative sono quelle di riuscire a ripetere quanto abbiamo fatto lo scorso anno e magari un tantino migliorarci. Altre aspettative magari di che ci sia qualche ritorno di qualche giocatore, ma soprattutto l'aspettativa maggiore è quella di riuscire prima della fine dell'anno a mettere in campo qualche under e farlo crescere in modo che nei prossimi anni, diciamo, il tessuto siracusano all'interno della squadra sia sempre presente. Siamo sotto clima natalizio, l'abbiamo visto anche da questa stella di Natale qui in studio, ma voglio rimandare, anche se già era una scheda di un'altra puntata, un incontro che ha avuto il nostro Buffa con un certo Claudio Tardonato. Lo conosci? Come no. Guardiamo insieme. Buongiorno Claudio Tardonato. E presidente provinciale dello nazionale, cos'è? No, provinciale della provincia di Siracusa, dell'AIL, l'associazione contro le leucemie. Ecco, ogni anno insieme all'amico Mantineo ti abbiamo intervistato per diciamo dare la giornata nazionale, la giornata delle stelle di Natale. Come? La giornata nazionale delle stelle di Natale. Ed anche oggi, quindi, Mantineo non c'è e quindi sono venuto da solo. Cosa vuoi dire in merito a questa bellissima giornata? Mantineo non c'è di presenza, ma c'è sempre i nostri cuori. Sì. Chiariamo. Io voglio dire che anche quest'anno abbiamo le piazze a Siracusa, Piazza San Giovanni, Tempio d'Apollo, Via Regina Margherita e Marianetta, e poi nelle province siamo a Noto, a Tavola, a Rosolina, ad Augusta e nei centri commerciali di Siracusa. Invito la cittadinanza come sempre ad aiutarci con un contributo di 12 euro a prendere le stelle di Natale, che a noi come sezione provinciale di Siracusa occorrono i fondi sia per aiutare le ricerche sulle malattie ematologiche, che noi siamo un'associazione di servizio, perché come ben sai, come sanno anche i siracusani ormai, perché è diventata una mia lotta, una mia battaglia, non avendo un reparto di ematologia a Siracusa accompagniamo i pazienti con i nostri mezzi a Catania. Scusa Claudio, ti posso dare del tuo, vero? Certo. Claudio, ascoltami, come funziona questa giornata? Questa giornata funziona, abbiamo i gazebi nelle piazze, come ti ho detto, e abbiamo i volontari che informeranno anche i cittadini che andranno ad acquistare la stella di Natale, i volontari spiegheranno loro dove come rintracciarci, anche se noi abbiamo un sito internet dove la gente ormai ci conosce e ci rintraccia. Comunque avranno tutti i chiarimenti che vogliono da parte dei volontari, perché noi siamo tutti volontari e facciamo tutti lo stesso lavoro. E voglio dire una cosa, che siamo volontari tutti che usciamo da questa malattia. Più anni passano, trovi la gente più sensibile a questa iniziativa? Oppure attualmente scendere? No, ti posso dire invece che più anni passano è sempre la stessa gente, chiaramente. No, come introito mi intendevo dire. No, come introito siamo sempre sui nostri livelli, le stelle di Natale, noi vendiamo 600 stelle di Natale l'anno, cioè perché è questo il numero che Siracusa riesce ad offrire. Ma non possiamo arrivare a 1000? Ma questa è una nostra lotta, una nostra speranza, ma già la gente che con questi tempi di crisi, che conferma lo stand degli anni scorsi, per noi è una cosa giusta. Volevo dire soltanto che... Scusa, facciamo dire, non perdere il filo, un appello al nostro amico che ti ha detto le quinte. Comprate le stelle di Natale, aiutate l'AIL, le stelle di Natale, non di Silvio Di Natale, le stelle dell'AIL.
Avete capito benissimo che è la voce di José Mantineo. Tu l'hai capito? Io no, adesso l'ho capito. Volevo dire soltanto che questo fine settimana la FIGC, la Federazione Italiana di Gioco Calcio, sponsorizza e invita gli sportivi con le stelle di Natale. Gli arbitri scenderanno in campo con delle magliette AIL. Quindi siamo in una settimana cruciale dove l'aiuto di tutti per noi è fondamentale. Quindi anche il Siracusa Calcio? No, Lega Serie A e Serie B. E il Siracusa Calcio come mai no? Che tu sei un tifoso accanito. No, il Siracusa Calcio abbiamo fatto richiesta quest'anno per uno spazio il 20 dicembre durante la partita, quando ci sarà la partita con i Rende. Sicuramente accetteranno e accoglieranno la nostra richiesta di poter entrare allo stadio con dei nostri salvadanai. Aspettiamo risposta, ma sono sicuro che la malletta non dovrebbe dire di no. Il presidente Cutruffo poi è un amico dell'AIL. Ci credi a Siracusa quest'anno? Io ci credo a Siracusa. Il Siracusa quest'anno ha fatto un ottimo organico. Io sono convinto che lotteremo per vincere il campionato. Certamente sono un abbonato, lo voglio ribadire, sono un abbonato e voglio dire solo che la squadra va aggiustata, loro sanno dove aggiustarla, ma è una squadra che lotterà per andare sicuramente in Lega Pro. Allora io chiederei al nostro camera cortesemente se poter spostare la telecamera un pochettino alla sua, no, è capace, bravo, se no la gente dice che fai... È giusto così? Perfetto, okay. Se no la gente che è mezza faccia... Scusi, non sono pratico. Sono... Ecco. No, il dito, bravo. Il dito. Ecco. Il dito perché mi fa male l'occhio. Ecco, bravo così. Hai visto? Perfetto, questa è bella. Posso lanciare un appello? Sembra, questa amici, è la televisione. Come ogni anno. Anche se il programma è di Stefania Calanne, dietro le quinte ci siamo noi. Però ringraziamo anche Stefania. Noi come AIL, come ogni anno, organizzeremo sicuramente il 6 gennaio la Befana AIL. La città sarà informata con comunicati, ma già sappiate che inizieremo la raccolta dei giocattoli a partire dal 14 dicembre in Via Piave, dove c'è la sede dell'AIL, Via Piave 103. Come ogni anno, raccolta i giocattoli e il 6 gennaio lo distribuiremo. La location ancora non si sa, sarà in Maneranette o sarà in un altro quartiere, ma sicuramente faremo felici dei bambini, sia pazienti che sia bambini ospitati nelle case famiglie ex orfanotrofi. Allora, se lo ci allontaniamo poi, il nostro camera mi fa vedere questo bellissimo stendardo. Stendardo? Ho detto male. Sì, uno stendardo. Scendiamo, piano. Per presenza, io non sono pratico. Lo so, capisco, va bene così. Abbiamo visto l'iniziativa che ogni anno si ripete nelle piazze italiane, quelle dell'AIL, ogni malato di leucemia ha la sua buona stella e anche il 5, 6, 7, 8 dicembre aiuta la ricerca e la cura delle leucemie, del linfoma e del mielanoma e l'AIL vi aspetta in tutte le piazze italiane. Io vado a ricordare quelle sono quelle in Siracusa e provincia, il Tempio d'Apollo, Piazza San Giovanni, Margherita, Centri Commerciali Papiri e Lauscia, Anna d'Augusta, Piazza Duomo, ad Avola, Piazza Umberto, Floridia, Piazza del Popolo e a Noto, Piazza Trigona. Peppe Vinci, dove vai a prendere la tua stella? Io andrò come ogni anno nel posto di San Giovanni, dove con Tordonato ci incontriamo annualmente. Sarà per me un piacere contribuire ad una causa che spero abbia effetti positivi sulle persone. Ce lo auguriamo anche noi. Io ti ringrazio intanto, non soltanto per il tuo gesto che andrei a fare nei confronti dell'AIL, ma il grazie più grande va anche al fatto che hai portato qui in studio queste foto e hanno raccontato un giorno da allenatore, ma soprattutto un giorno da sportivo. Grazie ancora, grazie. Peppe Vinci, grazie a voi che ci avete ascoltato. Watch me, yeah.